ovviamente. A parte che lo speaker non l'ho sentito, che ha detto il capitano del treno. No, però l'abbiamo detto noi alla radio. Ah, ok. No, vabbè, sì, senza dubbio un'emozione bellissima e fortissima, soprattutto perché ho dato i 3 punti al Torino e indubbiamente meritati, e quindi sono felicissimo per questo. Ok. Giochi fuori zona, fuori sede, si vede che hai qualche fatica col sinistro più che il destro, che il tuo piede è l'altro. Però insomma, intanto sei titolare, stai facendo grandi passi ed è anche lo spirito di sacrificio tuo, di tutto il gruppo, che si può vincere da queste cose. Sì, indubbiamente. Io sono soltanto ora l'esempio, ma siamo tutti in grado di magari di giocare fuori ruolo, perché abbiamo un'applicazione e una voglia di metterci in mostra non indifferente. Tant'è, infatti, sono andato, dopo il gol sono andato in panchina ad abbracciare i miei compagni che non facevano parte della partita, perché come dicevo prima, siamo un gruppo coeso importante e ognuno di noi lotta per una causa importante, cioè quella della salvezza. No, insomma, la classifica adesso è tutta un'altra cosa. Sì, per ora ci aspetta un tour de force importante, però dobbiamo pensare partita in partita e cercare di esprimerci al meglio. Un gol anche per la ricerca, vogliamo ricordarlo a questo punto. A ricordare, come dicevi tu, una cosa importante, e se ci volete aiutare mandate un sms al 45505. Che differenze sono state tra queste tre partite? Magari, come dicevo prima, noi in casa tendiamo sempre a fare qualcosina in più che magari ci penalizza, perché il nostro gioco è un gioco che ci vuole pazienza, e magari oggi abbiamo avuto un po' più di pazienza rispetto alle altre partite e abbiamo messo un bottino importante per la nostra classifica. Senti Danilo, Maldini è un giocatore assoluto, incredibile, capisco che fai con la faccia lì, però era partito da destra, inizio carriera è diventato sinistra. C'è la possibilità che veramente Ventura magari abbia avuto l'intuizione e ti reinventa? Tu come ti trovi a giocare dall'altra corsia? Questo voglio dire. No, io mi alleno per giocare a destra quando c'è da giocare a destra, e mi alleno per giocare a sinistra quando c'è da giocare a sinistra. Cerco di dare sempre il meglio di me in ogni situazione, in ogni posizione del campo, e quindi speriamo vada sempre bene. Grazie. Senti, tu di solito ti spingi in avanti, e anche oggi infatti hai segnato mica per niente, ma il mister prima dell'inizio della partita ti dà delle direttive in particolare, ti dice no, stai più indietro, no, quando c'è l'occasione vai avanti, c'è qualche indicazione che ti dà? Beh, indicazione da ogni singolo giocatore, quello che magari dice ai terzini, magari avendo comunque già 4 attaccanti lì davanti, magari invece di farne 5-6 ne fai 2-3 decisive e magari riusciamo a fare un cross importante. Prego. Complimenti. Grazie.